Da Guadagni di Maria Valtorta, 28 marzo 1944. Dice Gesù: nel leggere il Vangelo distrattamente, come fate, troppe verità vi sfuggono. Prendete i grandi insegnamenti, male anche questi, e adattandoli al vostro modo di vedere attuale. Intanto sappiate che non è il Vangelo che deve adattarsi a voi, ma voi al Vangelo. Esso è quello che è, il suo insegnamento è quello nel primo suo secolo di vita e sarà tale nell'ultimo, anche se l'ultimo secolo avesse a venire fra miliardi di anni. Voi non sapete più vivere secondo il Vangelo. Lo sapete fare già molto poco, ma non per questo il Vangelo diventerà diverso. Esso vi dirà sempre le stesse verità vitali. Il vostro voler adattare il Vangelo alla vostra maniera di vivere è una confessione della vostra miseria spirituale. Se aveste fede nelle verità eterne e in me che le ho bandite, vi sforzereste di vivere in modo integrale il Vangelo, così come lo facevano i primi cristiani. E non dite: ma la vita di ora è tale che non possiamo seguire alla perfezione questi insegnamenti, li ammiriamo ma siamo troppo diversi da essi per seguirli. I pagani dei primi secoli erano anch'essi molto, troppo diversi dal Vangelo, eppure hanno saputo seguirlo, e come? Erano lussuriosi, avidi, crapuloni, crudeli, scettici, viziosi, e hanno saputo strappare da se stessi tutte queste piovre, mettersi a nudo l'anima, farla sanguinare per strapparla dai tentacoli della vita pagana e venire a me, così feriti nel pensiero, negli affetti, nelle abitudini, dicendomi: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ed io li ho guariti, ho rimarginato le loro eroiche ferite, poiché è eroismo saper strappare da sé ciò che è un male per amore di una legge accettata totalmente. È eroismo mutilarsi di tutto ciò che è inciampo a seguirmi. È l'eroismo che io ho indicato. In verità io vi dico che per seguirmi occorre lasciare casa, campi, ricchezze e affetti, ma a chi sa tutto lasciare per venire a me, per amore del mio nome, sarà dato il centuplo nell'altra vita. In verità io dico che chi si è rigenerato nel seguirmi possederà il regno e verrà con me a giudicare gli uomini l'ultimo giorno. O miei veri fedeli, con me sarete turba festante e fulgida nell'ora del trionfo mio, del trionfo vostro, poiché tutto quanto è mio è vostro, è dei figli miei, dei miei amati, amanti, dei miei benedetti, della gioia mia. Ma occorre rigenerarsi, o uomini, per essere miei. Rigenerarsi. Lo dice anche Giovanni, così come lo dice Matteo, riportando le mie parole, quest'ultimo parlando del giovane ricco, il prediletto parlando di Nicodemo. Occorre rinascere, occorre rigenerarsi, farsi un'anima nuova, o nuovi gentili del XX secolo, rifarsela spogliandosi dei compromessi e delle idee del mondo per abbracciare la mia idea e viverla veramente, integralmente. Così hanno fatto i gentili dei primi secoli e così sono divenuti i gloriosi santi del cielo e hanno portato civiltà alla terra. Così dunque dovete fare voi, se è vero che mi amate.
se è vero che tendete a un'altra vita, se è vero che lavorate per la civiltà della terra. La terra ora, più incivile di una tribù sepolta nelle foreste virginali. E perché? Perché ha respinto me. Non è dirsi cristiani, che vuol dire esserlo. Non è aver ricevuto un battesimo pro forma che lo costituisce. Cristiano vuol dire essere come il Cristo ha detto di essere, come il Vangelo vi ripete. Ma voi il Vangelo lo leggete poco, lo leggete male, lo sfrontate di quanto vi dà noia nei suoi grandi insegnamenti. E i più delicati poi non li notate neppure. Ma dite un poco, quando un artista si appresta a fare un'opera, si limita alle operazioni di sbozzatura se scultore, o di schizzo se pittore, o di innalzamento di muri se architetto? No, dopo il grosso lavoro scende particolari. Sono questi molto più lunghi a compiersi che non lo sia il grosso lavoro, ma sono quelli che creano il capolavoro. Con che amore lavora di scalpello e mazzuolo sul marmo, che ad un profano pare già vivo, lo scultore, per dare perfezione a quell'opera. Pare un orafo, tanto è minuto e attento il suo lavoro. Ma vedete come quel viso di pietra, questa vita sotto la carezza, ormai è una carezza, tanto è attento al lieve, dello strumento. L'occhio pare che si orni di sguardo, le narici sembra che si gonfino di respiro, la bocca diviene morbida come curva di tiepide labbra, i capelli non sono più duri della pietra, ma ariosi e soffici come se il vento li scorresse e una mano amorosa li scompigliasse. Guardate quel pittore, la tela è già compiuta, è bella, pare bella, perfetta. Ma egli non posa. Ecco, qui ci vuole un'ombra nera-azzurra e là un tocco di carminio. Su questo fiore che splende nella mano di questa Vergine ci vuole una scintilla di sole per farlo risaltare nel suo verlaceo candore. Su questa guancia ci vuole una stilla di pianto per dar vita alla gioia estatica che sopravvive fra i tormenti. Questo campo fiorito dove questi greggi passano e bucano va irrorato di rugiada per dare risalto alle sete dei fiori. Il pittore non posa, sicché l'opera è tanto perfetta da farsi dire è vera. E così l'architetto, e così il musicista, e così tutti i veri artisti che vogliono dare al mondo dei capolavori. E così dovete fare voi col capolavoro della vostra vita spirituale. Ma che credete? Che io, che ero così alieno dai discorsi, abbia aggiunto parole per il gusto di dire delle parole? No, io ho detto il puro necessario per portarvi alla salvezza e alla perfezione. E se nel grande insegnamento evangelico vi è di che dare salvezza alla vostra anima, nei tocchi più minuti vi è che darvi la perfezione. Bene, qualche parola di commento su questo splendido brano, iniziando dalla grandissima frase: non è il Vangelo che deve adattarsi a voi, ma voi al Vangelo. Gli adattamenti che sono stati fatti negli ultimi 50-60 anni non si contano più. Stesso discorso vale per le leggi umane, stesso discorso identico. Non sono le leggi divine che devono adattarsi alle leggi umane, al contrario, sono le leggi umane che devono essere sempre sottomesse a quelle divine. E mai andare frontalmente contro. Questa è la prima cosa che Gesù ci trasmette in questo scritto.
Gesù dice: voi non saprete più vivere secondo il Vangelo, ma non per questo il Vangelo diverrà diverso. Non è il Vangelo che deve adattarsi a voi, ma voi al Vangelo. Non saprete più vivere secondo il Vangelo, ma non per questo il Vangelo diverrà diverso. Questo dobbiamo veramente farlo presente e mettercelo bene in testa e nel cuore. Il Vangelo rimane sempre lo stesso. Ancora, il voler adattare il Vangelo alla vostra maniera di vivere è una confessione della vostra miseria spirituale. E Gesù fa subito un esempio, dice: ah, ma noi non diciamo subito, ah no, il Vangelo è bello, per carità, ma non lo possiamo vivere adesso, cioè, siamo nel 2021, insomma, come si fa a vivere il Vangelo nel 2021? E Gesù dice: ma guardate che i pagani sono i primi a cui è stato annunciato il Vangelo. E i pagani erano pagani, maestri di lussuria. Chi è il lussurioso per antonomasia? Il vizioso, i pagani, avidi, sono note le crapole, i bagordi in cui peccavano i romani. I romani erano crudeli, prova a capitare nelle mani dell'esercito di Roma, vedi che succede. La passione di nostro Signore è un esempio della crudeltà, della spietatezza dei romani. Eppure, cosa hanno fatto? Sono diventati tanti angioletti, casti, distaccati dal denaro, non crudeli, ma miti, umili, capaci di prendere su di sé i peccati degli altri, non di scatenare il furore dell'inferno intorno a loro. Se le sono tolte, certo, hanno chiesto aiuto al Signore, se vuoi puoi guarirmi, ma se le sono tolte tutte le tare che gli impedivano di vivere il Vangelo. E noi, punto interrogativo, Gesù poi fa uno step successivo: per vivere il Vangelo occorre rigenerarsi, essere miei. E qui di nuovo Gesù fa due esempi: il giovane ricco, citato da San Matteo, e il discorso con Nicodemo, citato da San Giovanni. Due esempi di come deve avvenire la rigenerazione. Gesù che dice al giovane ricco: lascia tutto, poi vieni e seguimi, vieni con me, comincia un altro tipo di vita. È rigenerazione, no? E a Nicodemo, se uno non rinasce dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio di cui stiamo parlando questa sera, perché nel regno di Dio si entra attraverso il battesimo. Però, attenzione, qui anche i discorsi di Gesù di strettissima attualità, ecco, che fanno gongolare, non gongolare perché non c'è niente da gongolare, ma che fanno sentire, come dire, compresi i poveri parroci nel loro preoccupazioni pastorali. La terra ora è più incivile di una tribù si posta nelle foreste vergini nel 1944, 80 anni dopo è un po' peggiorata la situazione. E dice: come mai siamo arrivati a tutto questo? Molto semplice, l'ho detto nella Romania di questa sera, perché si è respinto Gesù, non soltanto, altro che il regno di Gesù, abbiamo detto: a te non ti vogliamo proprio, te ne devi andare. L'hanno cacciato da tutti i posti possibili e immaginabili, a cominciare dai parlamenti e dai tribunali, e non solo dell'Italia, ma tutta Europa. Perché... i battezzati sono ancora tanti, sì, ma dice Gesù: non è dirsi cristiani che vuol dire esserlo. Qui sembra una risonanza delle parole del grande Sant'Ignazio di Antiochia, no? È meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Non è aver ricevuto un battesimo pro forma che lo costituisce. Battesimo pro forma, quasi tutti quelli che si fanno adesso.
Certo, col battesimo viene tolto il peccato originale, viene infusa la grazia, diventi membro della Chiesa, ma se quel battesimo poi i genitori non ti insegnano a viverlo, non c'hai il peccato più originale, certamente. Il che non è poco, per carità, però certamente non vivrai da cristiano. Poi Gesù lamenta un'ultima cosa, che o non si legge il Vangelo, oppure se si legge si prendono soltanto i grandi insegnamenti e si sfronda dei più piccoli, ma molte volte purtroppo vanno a farsi benedire anche i piccoli insegnamenti. E qui Gesù fa l'esempio bellissimo dell'architetto, dello scultore, soprattutto dove si sofferma un po' di più. Uno scultore non bada soltanto, vabbè, del Vangelo prendiamo soltanto i grandi insegnamenti, le cose principali. Uno scultore non prende soltanto le cose principali, perché la scultura è bella quando arriva ai dettagli, d'accordo? Quando viene scolpito ogni minimo particolare per far risaltare la somiglianza quanto più possibile di ciò che si è scolpito al modello. E così è la mano amorosa di Dio, sia che si tratti di una scultura, sia che si tratti di un dipinto. E infine, Gesù afferma, così dovete fare voi col capolavoro della vostra vita spirituale. Io ero alieno dai discorsi. Pensate che io abbia aggiunto parole per il gusto di dire delle parole? No. Io ho detto il puro necessario per portarvi alla perfezione. E se nel grande insegnamento evangelico vi è di che dare la salvezza alla vostra anima, nei tocchi più minuti vi è di che darvi la perfezione. Così Gesù chiude, quindi ci siamo fermati, anche se il bravo prosegue. Allora, i grandi insegnamenti evangelici, ecco, servono a preservarci almeno dall'inferno, come diciamo al termine delle decine. Ma se vogliamo tendere alla perfezione, dobbiamo arrivare anche ai più piccoli, ai più minuti. Il regno di Dio comincia con la proclamazione del Vangelo e si instaura con l'accoglienza della parola del Vangelo. Procuriamo su questo di essere fedeli, costanti e assidui.